Buonasera a tutti, mi chiamo Hassan Ibrahim, e sono studente palestinese, vengo da Nazareth. E mi fa molto piacere essere accanto all'avvocato Michele Bonetti per la presentazione del suo libro. E vorrei raccontarvi un po' della mia esperienza con il numero chiuso in Italia. Allora, per gli studenti stranieri, per essere ammessi alle università italiane, devono prima fare un corso di lingua italiana 3 mesi e poi iscriversi alle università italiane tramite le ambasciate italiane nei vari paesi. Allora, dopo che abbiamo fatto tutto questo, 3 anni fa, già siamo stati pronti per l'esame della missione. Il precedente ministro Gelmini ha deciso nell'ultimo momento, un mese prima dell'esame, di cambiare le regole. E ha fatto un decreto di 20 punti, di soglia minima di 20 punti, per accedere alle graduatorie per medicina per gli studenti stranieri. E quindi negli anni passati, negli anni primi, gli studenti stranieri prendevano nella missione voto molto basso, da 0 fino a 10, quindi anche quello più bravo, diciamo, prendeva 10 punti e entravano tutti. Ma perché prendevano così voti bassi? Perché, come sapete tutti, la missione è fatta da 80 domande, 40 sono di logica e cultura italiana, e credo che per la cultura italiana ci mette almeno 3-4 anni per studiare tutta la cultura italiana, per noi stranieri. E poi c'eravamo 600 studenti palestinesi in un anno. Si iscriveva all'università e quasi nessuno poteva entrare a accedere agli graduatori, perché nessuno poteva prendere 20, anche se tanti avevano preso dei voti molto vicino a 20. Tanti sono tornati a casa, tanti hanno deciso di cambiare paese. E io sono stato molto fortunato a trovare l'UDU, l'avvocato Michele Bonetti, e abbiamo deciso di fare un ricorso e l'abbiamo vinto dopo 3 mesi di ansia. Io già ho capelli bianchi di questa vita. Poi c'è la cultura italiana, di noi abbiamo un collegamento molto forte. Ad esempio, abbiamo l'ospedale della famiglia, della Sacra Famiglia a Nazareth, e da noi quasi il 80% dei medici sono laureati in Italia, quindi c'è un collegamento. Abbiamo deciso di fare, io con il dottor Ahmed Mansour, un farmacista palestinese che vive e lavora qua a Roma, abbiamo deciso di fare un'associazione che si chiamata UDAI, Unione degli Arabi in Italia, e USAI, Unione degli Studenti Arabi in Italia. E alla fine voglio ringraziare l'UDU e l'avvocato Michele Bonetti, e anche Michele Oressi, che purtroppo non ha potuto venire oggi. Solo voglio dire un'ultima cosa, che c'è una frase cinese che dice che se da ad qualcuno un pesce, lo hai fatto mangiare un giorno, e se lo insegni a pescare, l'hai fatto mangiare tutta la vita. Quindi loro ci hanno fatto.